wish to stay. Wow ragazzi, sono Harry Laz, bentornati in questo nuovo sul mio canale. Ho deciso di portarvi questo video, come avete visto dal titolo, 5 cose che non sapete su Alex Hunter. Ho ritenuto interessante portare questo video perché magari molti di voi potranno scoprire cose nuove, ecco, sul protagonista di questa nuova modalità di FIFA 17, The Journey, che credo che tutti ormai la conosciate. Dunque ragazzi, per questo video vi chiedo subito 300 mi piace e passate qui sotto in descrizione per tutti i canali degli Ultimate Crew più il sito di Credi e FIFA Points Market. Dunque ragazzi, a me non è stato da dire e andiamo dentro con le curiosità. Allora ragazzi, la prima curiosità di cui volevo parlarvi oggi era l'età di Alex Hunter, perché come tutti sappiamo, insomma, è un ragazzo giovane. Però giovane, quanti anni avrà più o meno? Hunter è un classe 1998, è mio coetaneo. Ciò si può capire da quando, insomma, all'inizio della modalità, dopo aver fatto la piccola parte dove è piccolo, ci viene fuori scritto 7 anni dopo. Però ritornando all'inizio della prima parte dove era bambino, su uno dei dialoghi viene fuori che praticamente ha 10 anni in quel periodo lì. Dunque, se la matematica non è un'opinione, facendo 10 più 7 viene fuori 17. E voi starete dicendo, se fosse stato un classe 98 avrebbe avuto 18 anni, non 17. Però secondo me Hunter gli anni li deve ancora compiere. Ok, potrà sembrare una cazzata enorme questo che ho appena detto, però ci sono molte cose all'interno appunto della modalità che me lo fa capire. Andando avanti ragazzi, invece, sulla personalità di Hunter, su questo secondo punto, la seconda curiosità, insomma, chi è Alex Hunter? Insomma, da chi viene interpretato Alex Hunter sul gioco, insomma, l'attore. Il nome di questo attore è leggermente complicato, infatti si chiama Adetomiva Edun, oppure Edun. Praticamente questo Adetomiva Edun è un britannico, è un attore britannico, nigeriano e ghanese, quindi ha ben 3 nazionalità differenti, che è conosciuto meglio come Sir Elian nella serie televisiva Merlin, ora non so, sarà Merlin in italiano, non l'ho mai vista, oppure appunto Alex Hunter nel videogioco FIFA 17. Però ragazzi, però, c'è un però, il nome Alex Hunter diciamo che non è proprio stato inventato da zero, perché un calciatore di nome Alex Hunter esisteva già. Infatti, cercando su Google, Alex Hunter è un calciatore professionista scozzese che ha giocato per il Renfrew Juniors, Queen's Park Rangers, credo sia, nel Tottenham Hotspur, nel Wigan e nel New Bedford Warriors, non so quale squadra sia. Questo giocatore infatti è nato nel 1895 ed è morto il gennaio del 1984 e militava nel ruolo di portiere. Terza curiosità ragazzi, che questa qui credo che la maggior parte di voi la sappiano, è che alla fine di The Journey avete presente che ci sono 5 ricompense. Ecco, l'ultima ricompensa è la carta in foot, proprio nel foot vostro, di questo Alex Hunter. Sarà, ovviamente non è scambiabile. Se volete maggiori informazioni andate a vedere il video che ho fatto anche Justice, e dà un overall di 75. Quale curiosità ragazzi invece è chi è veramente il nonno di Alex Hunter? Dovete sapere che il personaggio che fa il nonno di Alex Hunter nel gioco esiste anche nella vita reale, o meglio esisteva perché è morto il 9 settembre del 1999. Ora magari vi farò passare anche una foto per farvi vedere che praticamente è uguale. Però al contrario di come dice il gioco, che era un grandissimo, praticamente era una leggenda del calcio inglese, Catfish Hunter era un giocatore professionista di baseball, nella Major League di baseball. Ora io non so molto bene i ruoli del baseball, comunque credo sia il lanciatore, che ha militato per il Kansas City, Oakland Athletics e New York Yankees. Ultima curiosità invece ragazzi, volevo andare a parlare del creatore della storia, The Journey. Si chiama Tom Watt, come potete vedere anche dalla intro della modalità, e dichiara infatti che questa storia è stata ispirata, oltre che altri giocatori come Rashford, Dele Alli, o meglio loro si rivendono nei panni di questo Hunter. Però Tom Watt dichiara che la storia è stata ispirata a Harry Kane. Dopo aver discusso a lungo con questi 3-4 giocatori, ha deciso di ispirarsi di più all'attaccante del Tottenham. Infatti Kane, dopo aver letto lo storyboard di questa modalità, si è rivisto moltissimo nei panni di Hunter, perché appunto il creatore della storia ha preso moltissima ispirazione da lui. Quindi ragazzi, questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, come se lo lasciate un bel like ragazzi, vi ricordo di dare 300 like per questo video. Passate qui sotto in descrizione per tutti i canali dell'Ultimate Crew, per tutti i miei social e dal sito di Credi FIFA Points Market. Vi spoilerò già che venerdì uscirà una nuovissima serie, quindi il video di venerdì deve essere
spaccato proprio il mio cettatino di mi piace. Ciò non toglie che non dovete metterlo anche a questo. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Quindi ragazzi, qui da Renato è tutto. We're gonna make it.